Allora, va bene, risolti un po' di problemi tecnici. Allora, per il momento non ho la connessione internet, quindi vi dirò dove trovate il materiale e ve lo recuperate voi. Per lavorare oggi ci serve la versione di Energy Community che vi ho caricato ieri sul sito, che trovate in fondo alla pagina materiale, dove c'è scritto qualcosa tipo soluzione parziale della bacheca o cose del genere. Quindi, se nel frattempo volete iniziare a scaricarvela, lì c'è il progetto completo Eclipse più il dump del database più il modello. Quindi potete scegliere voi poi come reintegrarlo, se sincronizzare i modelli sul database o se invece reintegrare il dump. Allora, adesso mi metto il trabicolo. Che cosa dobbiamo fare oggi? O meglio, qual è l'idea di oggi? L'idea di oggi è quella di andare a progettare e implementare da zero uno dei cruscotti, in particolare la bacheca, ok? Quindi diciamo uno dei cruscotti particolari, perché mentre gli altri sono sensori e quindi più o meno funzionano tutti allo stesso modo, la bacheca è diversa. Allora, l'idea di oggi è proprio di partire da questo disegno grafico che avevamo fatto assieme molto tempo fa e da qua di pensare completamente come realizzarlo e quindi realizzarlo. Vi ho dato quella versione di partenza del sito perché in realtà è abbastanza lungo farlo, ok? Quindi non riusciamo di sicuro a partire da zero e svilupparlo di oggi. Ed ecco perché vi ho dato una versione parziale già sviluppata in cui essenzialmente andiamo a vedere i vari pezzi che prima abbiamo progettato, andiamo a vedere come li ho implementati io. E dopodiché, se abbiamo tempo, verso la fine della lezione, quindi diciamo dopo le 10 come orario di riferimento, se abbiamo tempo vi chiederei di finire la parte, una delle parti, ecco, non vi dico ancora quale, così ci arriviamo per passi. Alla fine della lezione pubblico poi la versione completa, che è già disponibile, che è quella che vi faccio poi vedere che gira. Allora, partiamo dalla nostra bacheca. Allora, vogliamo fare la progettazione della bacheca, quindi innanzitutto iniziamo a isolare la bacheca dal resto, ok? Quindi prima di porci il problema di come gestiamo il posizionamento dei vari cruscotti all'interno di una pagina, quindi dei vari display all'interno di un cruscotto, piuttosto che come selezioniamo quale cruscotto vedere o no, andiamo a focalizzarci proprio solo sulla bacheca. Quindi come facciamo a realizzare quel rettangolo bianco con scritto bacheca? Intanto dobbiamo andare a precisare un po' meglio le funzionalità, perché dal design grafico qualcosa si capisce, ma poca roba, ok? Quindi di solito quando si parte in progettazione si cerca di definire un po' meglio quali sono le funzionalità. Allora, qui cerchiamo di stare più semplice possibile. Analizzando la parte grafica, quello che vediamo è che sostanzialmente c'è la possibilità di vedere messaggi con tre diversi livelli di dettaglio, no? I messaggi dell'utente, i messaggi di tutti gli utenti della stessa sede dell'utente, oppure i messaggi di tutti gli utenti dell'azienda dell'utente. Ok? Quindi se io sono l'utente Pinco Pallino loggato, posso vedere solo i miei post, i post di tutti i miei colleghi nella mia sede, oppure i post di tutti i colleghi dell'azienda. Poi c'è un'area in cui vengono visualizzati questi post, presumibilmente in ordine temporale, ma presumibilmente perché non abbiamo una specifica, e c'è la parte sotto in cui invece c'è un campo di testo che, per come disegnato, ci fa intendere che in realtà il post è un testo breve, perché altrimenti sarebbe un'area di testo grossa, no? In cui poter scrivere. Quindi il post sarà sicuramente un testo breve, e di fianco c'è un pulsante post che ci permette di inviare il nuovo post. Ci aspettiamo probabilmente quando inviamo un nuovo post che appaia subito nella lista dei post, in qualche modo. Allora, vediamo se riesco a recuperare, che ce l'ho in locale anche le. No, eh? Voi dovreste anche avere la specifica scritta, però vedrete che sulla bacheca era abbastanza lasca, quindi possiamo partire di qua. Alcune considerazioni generali prima di partire a fare il design vero e proprio. Innanzitutto,
Per come è strutturata adesso il database di Energy Community, noi non consideriamo affatto i post degli utenti, ok? Quindi una delle cose che dovremmo fare, che ci dobbiamo puntare, è andare a modificare il design del database in modo tale da poter postare messaggi, quindi tener conto dei post. Seconda cosa è quale politica usiamo per visualizzare i messaggi, ovvero sia, lì dentro i post, li carichiamo, poi ogni volta che faccio un post ricarico tutta la pagina. Oppure forse ha più senso avere, e soprattutto se faccio così, cosa succede se un altro mio collega manda un post contemporaneamente e io non faccio reload della pagina? Quel post lì non lo vedo. Ok? Quindi se io penso a una pagina classica, una pagina tra virgolette statica, cosa succede? Succede che la carico, vedo i post che sono arrivati fino a quel momento, dopodiché finché non la ricarico non vedo altri post. Quindi probabilmente i post all'interno della bacheca non dovranno essere caricati all'inizio, ma dovranno essere rinfrescati periodicamente. Quindi quella bacheca lì, per la parte di visualizzazione dei post, probabilmente dovrà utilizzare una funzionalità Ajax. Ok? Quindi dovrà periodicamente andare a interrogare qualcosa lato server, sappiamo essere una servlet in realtà, chiedendo dammi tutti gli ultimi post, o dammi tutti i post. Ok? Così facendo, nel momento in cui un altro collega mette un post, la mia lista viene automaticamente aggiornata e vedrò anche il suo post, altrimenti non ho possibilità di vederlo. Stessa cosa, quando io schiaccio post, la vista deve aggiornarsi col mio post, ma anche gli altri colleghi lo devono vedere, ok? Quindi, visualizzazione dei vari post sarà fatta in Ajax, probabilmente anche il post di un nuovo messaggio sarà fatto in Ajax, ok? Quindi questa pagina qua viene caricata e poi ci sarà un pezzo di JavaScript che si occupa di recuperare i post e un altro pezzo che si occupa di mandarli ogni qualvolta ne aggiungo uno nuovo, ok? Ok, quindi questi qua sono i punti generali. Allora, a questo punto dobbiamo partire con la progettazione, quindi cercare di identificare quali sono i vari pezzi che ci servono. Adesso probabilmente vi sembrerà quasi più facile perché c'è già lo schemino fatto, però il processo è proprio di identificarlo pezzo per pezzo. Quindi intanto partiamo dalla cosa più semplice in assoluto, ovvero sia come teniamo conto dei post all'interno del database. Quindi per adesso dimentichiamoci tutta la struttura pagine e non pagine, ma andiamo alla memorizzazione dei dati, ok? Allora, possiamo complicarlo a piacere, ma la versione più semplice sarà che cosa? Beh, sarà essenzialmente una tabella dove verranno memorizzati i vari post. Però, visto che noi non ragioniamo a tabelle, ma di solito ragioniamo prima a partire dal diagramma R, io ho provato a disegnarvi il diagramma R possibile e discutiamolo assieme se secondo voi va bene. Ho ripreso l'entità utente. Vedete che non gli ho messo nessun attributo perché l'abbiamo già descritto l'utente, no? Quindi non mi interessa fare il redesign di quella parte lì, mi interessa solo averla come punto di aggancio. E dopodiché ho iniziato a ragionare, ho detto, va bene, abbiamo detto che tutti gli utenti possono postare messaggi e poi li potrò filtrare in base all'utente corrente, gli utenti di una sede, della sede dell'utente corrente, gli utenti della compagnia dell'utente corrente. Allora, tutte queste informazioni di filtraggio in realtà sono legate all'utente stesso, no? Perché i miei messaggi, beh, sono legati a me. I messaggi della mia compagnia, o meglio della mia sede locale, beh, di nuovo, dall'informazione dell'utente posso capire qual è la sede locale perché ci sarà un ID sede locale, no? ID company site. E lo stesso per l'ID company. Quindi, questi dati li ho già nella tabella utente, non dovrò contarli per memorizzare i post. Quello che devo contare per memorizzare i post è essenzialmente il testo, quando è stato creato e da chi. Perché se so da chi è stato creato, riesco a risalire mediante join a qual è l'utente, qual è la sua compagnia e qual è il suo company site. Quindi riesco a filtrarli, giusto? Allora, una possibile descrizione dello scrivere i post potrebbe essere questa, potrebbe essere dire: l'utente entità che cosa fa? Scrive dei post. E quali sono le caratteristiche di questi post? Beh, avranno un testo,
Sono univoci, l'unica caratteristica univoca di un post sarà un ID probabilmente, perché non c'è niente di univoco, ok? Lo stesso utente può scrivere più post, quindi non è di sicuro l'ID dell'utente, non è di sicuro la data perché dipende dalla precisione, se io la data la misuro al secondo e sono veloce mando due post nel giro di meno di un secondo, ok? Quindi neanche la data andrebbe bene come ID univoco e quindi generiamo un ID del post, niente di che. Vedete che la relazione ha a sua volta un attributo, che è la data di scrittura, cioè quando viene postato quel messaggio. E questo ci serve perché di solito nelle bacheche abbiamo la data di posting, l'utente e il messaggio, ok? Così da renderci conto qual è il messaggio più recente e qual è quello meno recente. Ed eventualmente possiamo anche ordinarli poi per data. L'ultimo ragionamento da fare, che è molto semplice, l'abbiamo già fatto mille volte, è quello di dire le cardinalità, ovvero sia come si relazionano uno con l'altro. Beh, noi sappiamo che ogni utente può scrivere n.000 post, da 0 a infinito, ok? Dall'altro lato è anche altrettanto facile, perché un singolo post può essere scritto da un solo utente. Quindi la struttura viene fatta in questo modo ed è molto semplice a livello di tabella, perché sarà semplicemente una tabellina in più in cui inglobiamo la data del post. Giusto perché si raggruppa dal lato dell'1, no? Quindi avremo ID post, post text, post date e poi un riferimento chiave esterna all'utente, ID user. Ok? Facendo così dovremmo essere in grado di supportare l'invio di messaggi e poi la visualizzazione. Questo corrisponde quindi, se noi andiamo a prendere il nostro design, io adesso lo apro, voi ce l'avete nel progetto parziale che vi ho messo online, quindi potete già anche aprirlo e guardarlo. La nostra tabella equivale, viene poi tradotta a livello di design, una tabella post in cui abbiamo chiave primaria ID post, post text, post date, che ereditiamo dalla relazione, e l'ID dell'utente. Fine. Ok? Quindi fin qua è tutto molto semplice. Adesso inizia la parte complicata, ovvero sì, abbiamo i dati, sappiamo come memorizzarli, non è particolarmente difficile recuperarli in funzione del singolo utente piuttosto che della sua compagnia, piuttosto che della sua sede, perché? Beh, perché se andiamo a vedere la struttura del database, vediamo se riusciamo a zoomare un po' di meno, così. Allora, non si legge quasi, però vediamo che c'è una correlazione fra post e user. In user abbiamo id company site, quindi noi, dato un post, risaliamo a qual è l'utente che l'ha generato, dato quell'utente risaliamo a qual è la sua compagnia o qual è il suo company site. Quindi se vogliamo filtrare per company e company site, basterà andare a mettere nella nostra query un vincolo lì sopra. Dire, dammi tutti i post il cui utente appartiene a questa ID company, che sarà esattamente quella dell'utente corrente. Quell'informazione lì ce l'abbiamo perché ce la portiamo dietro in sessione di solito, quindi è facile. Allora abbiamo tutto. Abbiamo tutto, dobbiamo iniziare a fare la parte più rognosa, la progettazione dei vari componenti. Allora, io vi ho preparato anche l'altro diagramma, vediamo un po'. Eccoci qua. Ah, non ve lo faccio vedere tutto apposta, ma solo un pezzettino, perché così ci arriviamo a mostrare la faccenda. Allora, proviamo a fare così, allargare un po', in modo che io riesco a fare. Ok. Solo così lo vediamo a pezzi. Perché vi ho fatto vedere questo bloccone enorme che si chiama Do User Post Board? Beh, quale sarà il nostro punto di ingresso? Il nostro punto di ingresso sarà al solito un controller, ok? E questo controller che cosa farà? Si occuperà eventualmente di reperire qualche dato per poi passare il controllo a una vista. E questa vista sarà quella che si occuperà di far vedere la bacheca, giusto? Quindi, se ritorniamo un secondo al nostro design grafico, questa roba qua, questo rettangolo bianco con scritto bacheca, sarà
una view, ok? In particolare, nella versione definitiva del sito sarà una sub-view, ok? Quindi sarà una view all'interno di una view più complessa. I dati che servono per questa view, chi li recupera? Li recupera il controller, ok? Ah, cerchiamo di analizzare un attimino come funzionano le interazioni, quali dati dovrebbe ipoteticamente recuperare questo controller. Allora, abbiamo detto che i post vengono popolati dinamicamente, in modo tale da poterli aggiornare di continuo, ok? Quindi di sicuro non posso farli a livello di controller, perché lì il controller viene eseguito una volta, passa il controller a view, fine, finché non viene ricaricato non fa più niente. Quindi a livello di controller di sicuro non gestisco il recupero dei post. E tantomeno gestirò il filtraggio, perché il filtraggio e il recupero sono correlati, ok? Per quanto riguarda la parte di invio, di nuovo, non posso sicuramente gestirla con il primo controller, con quel controller lì, perché? Beh, perché lì non ce li ho ancora i dati. Se non ho ancora visualizzato la view, non ho ancora dato la view, il controllo, per poter andare avanti e visualizzare la pagina, sicuramente non avrò nessun dato da parte dell'utente. Quindi il nostro controller in realtà sarà una roba semplicissima, una roba che esiste per mantenere il pattern MVC, ma di fatto non fa nient'altro che fare la forward alla view, al volo. Ok? Il che significa che io qua posso zoomare un po' di meno. Andare a dire questo. Zoomiamo ancora un goccetto in meno. Avrò il mio controller, il mio controller è vuoto, sostanzialmente non fa nient'altro che dire l'utente è in sessione, cioè è collegato e loggato, sì o no? Se no, lo rimanda all'index, ok? Perché non può vedere la bacheca. Se sì, forward diretto alla view, ok? Forward diretto senza recuperare i dati, perché i dati abbiamo detto che li recuperiamo tutti dinamicamente. Bene, a questo punto abbiamo una view. Che cosa dobbiamo far fare poi a questa view? Che cosa deve fare questa view? Ah, questa view dovrà fare due cose. Prima cosa, creare tutta l'infrastruttura di visualizzazione, quindi creare il rettangolo, che sarà un div probabilmente, scrivere bacheca, recuperiamo il design grafico un attimo, quindi scrivere bacheca, visualizzare i vari elementi di interfaccia, preparare lo spazio per i post. Perché dico preparare? Perché abbiamo detto che quei post lì li popoliamo dinamicamente, ok? Quindi non sarà la view che li popola. La view prepara lo scheletro e dopodiché delegherà a uno script Ajax il popolamento della bacheca, ok? Quindi la view preparerà lo scheletro, inserirà il link allo script corretto e sarà compito del nostro script Ajax andare a recuperare i post e visualizzarli. Ecco che allora nel design io qua dietro vi ho inserito questo rettangolo giallo, che è user post Ajax. Quello lì è lo script che la view inserisce nella bacheca, nel codice HTML che restituisce per la bacheca, e che si occuperà di fare due cose. Passo 1, recupero i dati del post, quindi tramite una richiesta get. A chi? Adesso lo decidiamo noi, andrà a recuperare i post come in formato JSON, ok? Quindi chiederà a qualcuno, per favore dammi gli ultimi post o dammi tutti i post, e questo qualcuno gli ritornerà una bella struttura JSON in cui organ sono organizzati i post. Seconda cosa che può fare è quindi la freccia, prima freccia è richiesta dall'Ajax verso questo coso che c'è sotto, che non abbiamo ancora visto così. Passo il posto, ed è per quello che io ho disegnato le due frecce essenzialmente, lo script recupera i dati relativi al nuovo post, quando l'utente scrive nuovo post e schiaccia post, ok? E li invia qua sotto per la memorizzazione, quindi prima direzione recupera i dati da qua, seconda gliene invio di nuovi, ok? E questa cosa qua sotto in realtà sarà, abbiamo già visto
Come si fa? Sarà una servlet, ok? Cioè sarà qualcuno che si occupa in qualche modo di recuperare i dati del boss e di fornirli in formato JSON, ok? E quindi vedete che qui il pattern MVC è un po' strano, perché io ho il controller che crea la view. La view al suo interno ha uno script AJAX che interagisce con un elemento lato server che è in grado di fornire dati, ok? E questo è esattamente simile all'esempio che avevate fatto con il suggerimento automatico, per il completamento automatico di un campo. Ok? Benissimo. Allora, fino a qua vi è chiaro? Vi fila abbastanza? Ci sareste arrivati da soli? Ok, allora, una volta che siamo arrivati qua, ok, sappiamo che dovremmo programmare in qualche modo questo controller, quella view, che non è particolarmente difficile perché sono poi quattro pezzi di HTML, la servlet. Un pochettino più difficile, la parte di AJAX, ancora un pochettino più difficile, ma soprattutto quello che ci manca in questo momento è tutta l'infrastruttura sotto, ovvero sia quali classi di supporto, quali bin ci servono, quali sono le informazioni che dobbiamo modellare poi all'interno del nostro server e quindi avere disponibili sotto forma di classi per poter fornire i dati, ok? Perché fin qua, fino a questo punto abbiamo definito l'infrastruttura, ovvero sia come arrivo a visualizzare la bacheca e visualizzare i post, ma non abbiamo ancora progettato la parte che recupera i post e come viene gestita. Allora, qua sotto io vi ho aggiunto con un formalismo diverso in realtà, ma solo per avere un'idea, una possibile idea di infrastruttura sottostante. Allora, intanto, la servlet abbiamo detto che recupera i post e scrive i post, no? Essenzialmente recupera i post per passarli allo script AJAX, riceve lo script AJAX il nuovo post e in qualche modo lo deve memorizzare. Come farà a farlo? Beh, di nuovo, applicando i pattern di progettazione che conosciamo, questo qua è un compito di un DAO. Ok? Un Data Access Object si occuperà in qualche modo di scrivere i post e di recuperarli. Allora, con poca fantasia, lo possiamo chiamare PostBoard DAO. Cioè, il DAO che si occupa della bacheca. Ok? E io ho provato a scrivere una relazione fra questo DAO e la postboard dicendo uses. Ok? Quindi la postboard userà questo DAO per far che cosa? Per recuperare i dati relativi ai post e per scrivere i nuovi post. Però sappiamo che di solito è più comodo non lavorare direttamente sul database, ma passarsi in qualche modo degli oggetti. Ok? Questi oggetti, se vengono passati da una pagina all'altra, saranno dei bin, se vengono utilizzati semplicemente all'interno di un DAO, saranno delle classi. Ok? Però il loro scopo qual è? Rappresentare dei dati. Quali dati? Beh, se io ho un DAO che lavora sui post, avrò bisogno di una struttura dati per rappresentare i dati del singolo post. Ok? Un po' come la user data rappresenta i dati dell'utente. Ecco che quindi, quando la postboard usa il DAO, che cosa riceverà in cambio? O che cosa passerà al DAO? Passerà degli oggetti di tipo postData, che non saranno nient'altro che delle triplette. Data di creazione del post, testo del post, username dell'utente che l'ha creato, ovvero sia una riga della tabella dei post. Ma questo ci è molto comodo perché ci rende molto più facile maneggiare i dati, esattamente come user data ci rendeva molto più facile maneggiare i dati dell'utente, ok? Quindi se noi immaginiamo di fare un passo completo, quindi simuliamo la navigazione, che cosa succederà? A un certo punto qualcuno chiamerà questo controller. Il controller non farà nulla, abbiamo detto, se non controllare che l'utente sia loggato, ipotizziamo che lo sia. Passa il controllo alla view. La view che cosa fa? Genera il nostro HTML, quindi genera questa roba qua. Non abbiamo ancora pensato come farlo, ma sappiamo che non è particolarmente difficile. Non solo genera quello, ma inserisce anche un'istruzione di caricamento di questo script AJAX. Al caricamento, che cosa farà? Beh,
Dato che la bacheca è vuota al caricamento, come parte lo script Ajax, la prima cosa che farà sarà dire dammi tutti i post, in modo da popolarla, se no il nostro utente verrà un bel rettangolo vuoto e non è utile, ok? Quindi il nostro script manderà una richiesta in get a questa postboard. Questa riceve la richiesta, che sarà dammi tutti i post essenzialmente, e che cosa farà? Beh, recupererà un'istanza di postboard DAO, essenzialmente, come al solito, dbconnect.getPostBoardDAO. Andremo ad aggiungere l'istruzione che ci serve per recuperare questo DAO. E una volta ottenuto il DAO dirà, bene, dammi la lista di tutti i post. Il DAO farà le sue query sul database, in un certo qual modo, e creerà una serie di post data object, esattamente uno per ognuno dei post. Ok? Questa serie, che sarà poi in pratica una lista, no? Come siamo abituati a fare, tornerà indietro alla postboard che a sua volta la convertirà in JSON e la passerà indietro allo script. Ok? Quindi il meccanismo è poi così. Perché qua vi ho messo uses user data? Beh, perché questa postboard dovrà fornire i dati se e solo se l'utente è loggato. Giusto? Perché se io non sono loggato e chiamo direttamente il postboard, sapete che una servlet è accessibile direttamente, basta conoscere l'indirizzo, no? Esattamente come se fosse una pagina. Allora, se io accedo direttamente alla servlet, non voglio ottenere i dati del post. Uno, perché non saprei quali dati dare, perché non ho un ID utente. E due, perché comunque è una funzionalità che non è accessibile agli utenti non loggati. Quindi anche questa board qua ha bisogno di accedere allo user data, quindi ecco perché ho messo uses user data, e da dove lo prenderà? Anche lei lo prenderà dalla sessione, ok? Quindi qui in mezzo, nascosto, io non l'ho disegnato all'inizio, ma c'è questo user data che sta viaggiando, cioè è vivo in sessione e viene utilizzato sia da questo controller che da questa servlet, ok? E fra l'altro ci torna utile perché? Immaginiamo che cosa succede quando l'utente dice voglio tutti i post della mia compagnia. Ah, della mia compagnia come faccio a dirlo? Dallo script Ajax. Io non so nulla, ok? Però io posso dire dammi i post filtrandoli per company. Fino a qua postboard. A questo punto postboard sa chi è loggato, sì. Perché se accede alla sessione ha i dati dell'utente corrente. Avendo i dati dell'utente corrente, riesce a recuperare due informazioni fondamentali, che sono l'ID dell'utente e l'ID della compagnia. Ok? Allora, a questo punto è in grado, utilizzando il DAO, di andare a dire all'interno del database, recuperiamo un attimo la struttura che è qua, andare a dire io voglio tutti i post della stessa compagnia dell'utente, quindi metto in join le due tabelle, dirò fai l'unione delle due tabelle utilizzando ID user, ok? Quindi select from post, virgola, user, where post.id user uguale user.id user, ok? E dato che devo recuperare quella compagnia, a me non interessa il singolo utente, ma mi interessa l'ID company, giusto? Allora, recupero dallo user data l'ID company e vado ad aggiungere un vincolo qua sopra. Quindi dirò and user.idcompany uguale l'id company del nostro utente. Quindi riesco a recuperare tutti i post i cui utenti sono parte della company dell'utente corrente, dell'utente loggato. Ok? Stessa cosa per il company site. Ecco perché lo user data ci è utile. Ci è utile perché non vogliamo offrire le funzionalità di lettura dei post a utenti che non siano loggati e perché abbiamo bisogno dell'ID company e dell'ID company site per poter andare a fare i filtraggi. Ok? Quindi è fondamentale avere quella bin lì di sessione. Ok. Quindi questa qua è la struttura di base. Adesso sappiamo quali sono i componenti che dobbiamo andare a creare, e sono tanti. In realtà c'è ancora una parte che abbiamo tralasciato volutamente perché è più semplice, però dovremmo anche crearla, che è la parte di styling. Ok? Perché è vero che noi abbiamo una view, ma dovremmo in qualche modo gestire l'apparenza visiva. Dovremmo realizzare il nostro design grafico.
cioè questa roba qua, in qualche modo, o qualcosa di molto simile. Il che significa che in più non avremo solo queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuove entità da creare, ma avremo anche da andare a aggiornare il nostro file di stile in modo tale da poter posizionare gli elementi correttamente. Ok? Perfetto. Tutto chiaro? Avete domande? Vi siete persi su qualche punto? Perfetto. Allora, se voi vi scaricate la versione parziale e la reintegrate come progetto Eclipse, ripartiamo da lì e andiamo a spacchettare ogni pezzettino. Ok? Allora, io... Allora, qui era solo per vedere il risultato, così. Questo qua è il risultato, la versione completa, ok? Voi avete la versione meno la parte Ajax essenzialmente, che se riusciamo ad avere abbastanza tempo vi chiedo di provare a fare da soli. Vedete che c'è la parte grafica che mima quello che era il design. Abbiamo qua la selezione, qua il campo per mandare un nuovo messaggio e il pulsante posto. Se noi andiamo a filtrare qua, per company site, dopo un attimo di tempo vedete che appare un nuovo post. Che cos'è quell'attimo di tempo? È il tempo che impiega l'Ajax a fare il refresh. Qui essenzialmente ci sarà uno script Ajax che ogni 5 secondi va a controllare se ci sono nuovi post. Avendo cambiato il filtraggio, dopo 5 secondi ci sarà un nuovo post perché verrà incluso anche il post di altri utenti della stessa compagnia. Ok? Allo stesso modo, se io qua vado a dire se funziona. Il nuovo post e lo posto, ecco qua, hello everybody, ok? Guardate una cosa, nell'implementazione parziale che vi ho fornito, anche in questa, essenzialmente perché non ho avuto tempo di andare a rifinire certe parti, non c'è un ordinamento temporale. Okay. Quindi una delle cose che potete migliorare sarà sicuramente fare in modo che i post siano ordinati in ordine temporale. Qui non sono ordinati in ordine temporale, ma sono ordinati in ordine di inserimento essenzialmente. Quindi vedete che l'ultimo mio post in realtà è venuto prima del post degli altri utenti, ma è ultimo nella lista dei miei post. Ok? Quindi qua io ve lo dico già, i primi post sono tutti i post dell'utente SBOSS. Questo qua è dell'utente testbox 2, c'è anche, quindi vedete che l'ordine è l'ultimo in ordine di inserimento, e poi è in ordine di utente. Però noi questo possiamo modificarlo semplicemente andando a modificare leggermente la query e andando ad aggiungere order by postdate dash. Ok? Perfetto. Quindi qua è dove dobbiamo arrivare. Andiamo a vedere tutte le parti in modo da poi dare gli strumenti per riuscire a fare la parte di Ajax. Ok, sì, ci riprovo. Vediamo un po' se... ma ci impiega sempre un attimo, quindi... Ma comunque non è ne... Allora, qui possiamo fermarlo un attimo.
Andiamo a spacchettare un attimo il nostro. Riuscite a vedere? È troppo piccolo. Vabbè, la parte di codice posso allargarla, l'altra rimane così, ma che non si può ingrandire. Però, andiamo a capire un attimo dove mettere i nostri pezzi, perché adesso sappiamo che ci sono 6 pezzi nuovi, 7, via. 6 pezzi più un pezzettino di stile, ma dove li mettiamo nella struttura del nostro sito? Beh, allora, ci ricordiamo che abbiamo organizzato tutti i contenuti per moduli, no? Quindi, all'interno della cartella modules ci sarà una cartella per ogni elemento di contenuto che vogliamo visualizzare, quindi c'è la cartella che si occupa di intestazione, quella del login, eccetera. Sì, anch'io. Sì, sì, grazie. Allora, dove lo mettiamo? Beh, è un cruscotto, giusto? O meglio, è una visualizzazione all'interno di un cruscotto. Quindi, c'è una cartella displays che dovreste aver iniziato a creare ieri, comunque la trovate nella vostra cosa, che raccoglie tutti i display, ovvero sia tutte le visualizzazioni dei cruscotti. Mm? Allora io vado ad aprirla, al suo interno c'è già una cartella sensor che si occupa della parte dei sensori, andremo a crearne una nuova, che io ho chiamato user post, che sarà semplicemente la visualizzazione che si occupa dei post utente, ok? Quindi, dove lo mettiamo? Andiamo a identificare il punto del contenuto corrispondente. Nel nostro caso era visualizzazioni, quale tipo di visualizzazione? Visualizzazione dei post. Qui dentro che cosa ci mettiamo? Allora, qui dentro andremo a mettere di sicuro il controller, che abbiamo chiamato DoUserPostBoard, ok? Io ho utilizzato gli stessi nomi così avete, poi vi pubblico anche online i due file del design. View, controller view, e in più ancora lo script, ok? Perché? Perché questi qua sono tutto quello che ci serve, tutti gli elementi che ci servono per poter andare a visualizzare la bacheca e gestire il popolamento della bacheca. Dove mettiamo il resto però? Perché ne erano 6 elementi, qua ce ne sono 3, ok? Allora, il resto andrà dove? Intanto sono tutte classi Java, giusto? Perché? Post DAO, user post DAO, come si chiama? Ritorniamo qua su che così recuperiamo i nomi. Il post board DAO sappiamo essere una classe Java. Post data anche, in particolare sarà una classe Java costruita in modo tale da poter essere utilizzata come bin, ok? Noi non la utilizzeremo come bin, ma la costruiremo già in quel modo. E postboard, essendo una servlet, a sua volta sarà una classe Java con in più una notazione che dice al server guarda che questa cosa qua deve esportare i suoi metodi come servlet. Ok? Quindi queste tre cose qua andranno a finire nella parte di Energy Community in cui vengono memorizzate le classi Java, ovvero sia in SRC. Ok? E dove? Beh, stessa politica, no? In un package che rifletta l'uso e facciamo degli elementi. E quindi che cosa sarà? Beh, c'era un package System Sensors, che è quello generale in cui ci sono i sensori. Noi possiamo considerare la bacheca, essendo una visualizzazione particolare, la consideriamo come un sensore particolare, che fa vedere i post. Ok? Vedete che allora io ho creato un sotto-package del package Sensor. Ok? Quindi sarà il tipo lite elite System Sensors Postboard. Quindi lì ci sono tutte le classi relative alla Postboard. Se io vado ad aprire questa postboard, chiudiamo qua così non vi distraggo, ci saranno due elementi che ci servono, postboard e postdata, che sono i due che abbiamo visto. Ce n'è uno in più, che adesso vediamo perché è lì, ok? E non c'è lo user data perché ce l'avamo già. Lo user data sappiamo che... insistive. Ok? E lì. Quindi ce l'abbiamo già, non abbiamo necessità di crearlo. Perfetto. Allora, vi giustifico subito questa cosa qua, che intanto vediamo com'è fatta. Questa qua è un'enumerazione semplice. E in più non ce l'aspettavamo. Perché l'ho messa lì? Per rendere più facile la vita quando facciamo il filtraggio. Vi ricordate che il filtraggio è fatto
Se cambio troppo velocemente fra un programma e l'altro, ditelo, perché il filtraggio è fatto con un menu a tendina che seleziona fra i post dell'utente, della sua sede o della sua azienda, ok? Allora, come faccio a ricordarmi esattamente tutte le volte che chiave ho utilizzato? Lì metterò option value uguale, che ne so, miei, oppure option value uguale azienda. Poi quando sono dall'altra parte andrò, vado a vedere dalla richiesta il campo nome, perché mi sono sbagliato, a posto che name. È facilissimo avere queste discrepanze e quindi andare a sbagliarsi, ok? Specie se trattiamo il filtro in diversi punti. Allora, una soluzione classica è quella di dire, va bene, tutta quella roba lì la genera in modo dinamico a partire da che cosa? Da un'enumerazione fissa. Quindi al posto di creare una select option e poi gli metto io a manina name, gli dirò, che ne so, postScope.enum.user.toString. Quella lì è sempre la stessa. Dall'altra parte andrò a recuperarla e avrò sempre la garanzia di avere i nomi che matchano, ok? Quindi questa qua è semplicemente un trucchetto per evitare di sbagliarci a scrivere i nomi dei campi di un form e dall'altra parte a recuperarli, ok? Io qui l'ho creata perché in realtà la utilizziamo in diversi punti e allora diventa più facile lavorare con qualcosa che so che è fisso e che se modifico, modifico lì, non modifico da nessun'altra parte, ok? Quindi questa roba qua è semplicemente un elenco dei possibili filtri. Vedete che sono user, company, site e company, che sono esattamente, guarda caso, i nomi che utilizziamo poi anche all'interno del database, ok? Quindi questa cosa qua la smarchiamo semplicemente dicendo è un aiutino che mi sono creato per evitare di confondermi nella scrittura dei nomi degli attributi. Ok, allora, cerchiamo di procedere nello stesso modo. Partiamo dal controller, andiamo sulla view, saltiamo lo script, quindi dalla view andiamo poi a preparare tutta l'infrastruttura che serve per popolare i dati dello script. Allora, il controller. Vediamo un po' se riesco a ingrandire un po'. General, allora il controller abbiamo detto una roba semplicissima. Che cosa fa? Controlla se l'utente è loggato. Se è loggato, fa il forward alla view. Se non è loggato, lo rimanda all'inizio. Allora diventerà una pagina JSP molto semplice che come prima cosa va a beccarsi lo user data. Quindi dice usebean, user data, classe user data, scope session. Quindi aggancio la sessione e becco lo user data. Possibili risultati sono due. Non esiste sessione, quindi viene creata una sessione, viene creato uno user data vuoto, ok? È il caso in cui l'utente non è loggato. Oppure la sessione esiste perché l'utente è loggato, quindi lo user data viene preso già popolato con i dati dell'utente. Allora devo andare a verificare se questo user data è valido o no, se è pieno o no. Cioè, ci ricordiamo che c'è il suo metodo isValid, quindi dovrò semplicemente dire se user data is valid, utente loggato, se no, non loggato. Allora, se l'utente è loggato, cosa faccio? Forwardo, semplicemente, senza passare nulla. Quindi dirò semplicemente, in questo caso qua faccio la forward in modo tale che sia la pagina complessiva a caricare nella mia view, ok? Quindi dirò forward page index JSP, valore del parametro content, view user postboard JSP, ok? Quindi in questo momento sto visualizzando all'interno dell'area contenuto solo quella view lì. Quando andrò poi a comporre le varie view assieme, chiaramente ci sarà ancora una super view in mezzo, cioè una view che contiene a sua volta la view della bacheca, la view dei sensori e quelle che abbiamo deciso di inserire. Ok? È chiaro? Quindi qua faccio semplicemente il forward, se è loggato. Se non è loggato, che cosa faccio? Dico, va bene, rimando la index, pulito, nuovo. E quindi sostanzialmente gli dico, logati. Vedete qua che io faccio response, send redirect. Quindi ridireziona
il browser, in modo tale che il browser dell'utente vada a richiedere index.jsp, semplicemente. Ok? Ed è quello che succede quando io non sono loggato. Quando non sono loggato, se cerco di accedere a questo controller, magicamente mi ritrovo sulla index.jsp, in cui dovrò inserire nome, utente e password, altrimenti da lì non esco. Ok? Quindi il controller l'abbiamo progettato lineare ed effettivamente lineare, forward oppure torna indietro. Ah, l'idea è che se noi facciamo bene la progettazione, scrivere i singoli pezzi diventa quasi automatico, perché so già che cosa ci va dentro, ok? Poi ci sono delle sfumature, perché ognuno può decidere di implementare la stessa funzione in un modo o in un altro, però la sostanza è già preparata, già pronta. Allora, questo è così, andiamo a vedere la view a questo punto, no? Nello stesso ordine di prima. Beh, la view sappiamo che, a differenza del controller, sarà una pagina che genera contenuto HTML, e in particolare genererà solo un pezzo di HTML, che è quello che si occupa di fare il rettangolino della bacheca. Come facciamo a fare il rettangolino? Abbiamo detto usiamo un div. Quindi, guardate qua la view. In questo caso, per semplificarci la vita, non ho neanche controllato che l'utente fosse loggato. In realtà, volendo fare le cose fini, bisognerebbe anche qua recuperare il bin di sessione e controllare che sia valido. Se non è valido, rimando a index, ok? Perché altrimenti qualcuno potrebbe accedere direttamente a questa pagina. Poi non fa niente perché avevo il controllo a livello di servlet di nuovo, però almeno questa pagina riesce a vederla. Allora, recuperiamo la parte grafica così capiamo che pezzi di HTML della scheda. Abbiamo detto, dobbiamo creare un rettangolo. Il rettangolo abbiamo visto che è facile crearlo utilizzando dei div, no? Quindi, vediamo qua, infatti c'è div class sensorBox. Perché ho messo una classe apposta? Beh, perché così posso fargli fare il bordo e lo sfondo bianco, essenzialmente. Ok? Poi, qua sopra c'è questa parte di codice. Java essenzialmente, scriptlet, che non fa nient'altro che andare a inserire un tag script, ed è il tag script che si occupa di recuperare lo script Ajax, ok? Perché noi dobbiamo caricare quei contenuti in modo asincrono, ok? Quindi qua vado semplicemente a dire script type text JavaScript sorgente, beh, il context path solito, poi sarà in modulus display user post script e sarà il nostro script Ajax, questo user post Ajax JS, ok? Che è quello che vi lascio fare da soli. Ok, quindi da lì carichiamo lo script. Poi come si occupa lo script di popolare l'elenco dei post non sono ancora affari nostri, però intanto l'abbiamo caricato. Dopodiché devo preparare l'area di visualizzazione dei post e la select per selezionare se voglio filtrare in base a utente, compagnia o sede, e anche il pulsante e il campo di testo per mandare un nuovo post. Allora, tutti questi elementi di input sono elementi che possono vivere solamente all'interno di un form, ok? Proprio per la specifica XHTML, tutti gli elementi di input vivono solo all'interno di un form, quindi devo creare un form. Però ho detto che io non voglio inviare dei dati e ricaricare la pagina, giusto? Voglio farlo via Ajax. Quindi creo un form, ma inizio già a crearlo in modo strano, no? In modo tale che quel form lì non funzioni in pratica. Sia corretto sinteticamente, ma non funzioni più di tanto. E questo significa che intanto gli dirò action nessuna. Ah, se non ha l'action, a chi gli manda i dati? Non sa a chi mandarli, ok? Poi metodo va bene post. Vedete che qua io ho aggiunto ancora un ID. Perché io ho aggiunto un ID? Perché questo mi torna utile poi, lato Ajax, per andare a pescare quel form lì direttamente. Perché vi ricordate che con jQuery basta fare dollaro punto, aperta tonda, virgolette, cancelletto, ID. Ok? E l'ho già beccato al volo. Poi, quindi fino a qua semplicemente ho creato un form che però non sa dove mandare i dati. Appunto mentale. In Ajax, quindi nello script, dovrò aggiungere un pezzettino di script che inibisce l'invio dei dati del form. Quindi prende quel form lì e dice on submit, ritorna falso. Quindi non puoi comunque mandarli.
Ok? Quindi bloccare l'invio dei dati. Perché lo blocco l'invio dei dati? Perché in realtà i dati viaggiano su un canale asincrono, ok? Poi torniamo un attimo al nostro obiettivo finale. Abbiamo creato il div che è questa roba qua, leggera, 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 tutta attorno. Poi vogliamo scrivere, secondo il nostro design iniziale, vogliamo scrivere bacheca e mettere il menu a discesa allo stesso livello di bacheca. Allora qua io quello che ho scelto è di mettere bacheca qua su, qua di fianco. Il menu a discesa, il tutto annidato in una cornice più scura che racchiude la bacheca. Ok? Ma che cos'è questa cornice più scura? In HTML, questa roba qua è quello che si chiama fillset, ovvero sia un gruppo omogeneo di campi all'interno di un form. Come in tutte le finestre di dialogo, in cui quando ci sono dei campi relativi allo stesso argomento si tende a fare una cornice attorno dandogli un titolo, si può fare la stessa cosa in HTML. Vedete che io ho messo fillset, ok? Quindi tutto quello che c'è all'interno del form della bacheca è compreso in questo fillset, in questo insieme di campi. Questo fa sì che il browser generi un bordo attorno. Come faccio ad andare a scrivere dentro il bordo? Utilizzando il tag legend. Il tag legend dice, ok, la leggenda di questo fillset, ovvero sia il titolo in un certo senso di questo gruppo di elementi di input, deve essere quello che è contenuto all'interno del tag legend. E lì dentro io ho messo due cose. Uno, il nome, bacheca. Strong, in modo tale che il browser lo faccia un po' più grosso. Vedete che ho usato strong, non ho usato font, nessun tag assoluto. Io ho detto semplicemente deve essere più importante. Strong e non hx, perché i tag di intestazione non possono essere utilizzati all'interno di un form. Ok? Altrimenti non sarebbe valido l'HTML. Dopodiché, oltre al titolo, voglio mettere l'elenco a discesa. Come faccio a mettere l'elenco a discesa? Beh, creo una select. Quindi sarà select, name fisso, tanto ce n'è una sola, show only. Vedete qua che gli ho dato una classe, right edge. Questa classe qua mi servirà per spostare quella select a destra, utilizzando CSS. Ok? Quindi vedete che ogni elemento che vado a manipolare con il CSS guadagna o un ID o una classe, essenzialmente, in modo tale da poterlo poi. Guardate secondo le option, vedete che qua io inizio a utilizzare quell'enumerazione che vi dicevo aver creato per facilitarmi la vita, ok? Quindi non devo ricordarmi quali sono i valori, utilizzo sempre gli stessi. Infatti qua dico option value minore percento uguale postcopenum.user.toString. Ok? Quindi quella roba lì sarà il primo valore che dice utente. Dall'altra parte, quando devo andare a verificare poi quale valore è stato passato, sono di nuovo facilitato perché ho quell'enumerazione lì. Quindi mi basterà andare a leggere il valore, parsificarlo come numerazione, ed è facilissimo, perché in Java parsificare una numerazione significa fare punto value of. Ok, e lo vediamo. E dopodiché confrontare, non solo, con le numerazioni, visto che qua sono filtraggi diversi, quindi io avrò dei pezzi di query diversi a seconda del filtraggio, le numerazioni possono entrare in un costrutto switch. Quindi posso scrivere if, else if e così via, io faccio switch, valore della numerazione, e poi case, case, case. Quindi rimane più compatto. Ovviamente questo io l'ho fatto per questo di esperienza, nel senso, se voi lo fate con l'if va benissimo, ok? Però se si riesce a pensare prima di iniziare a scrivere, di solito ci si guadagna. Quindi quando si sanno le cose si cerca di applicarle. Ok, quindi qua scriviamo i valori, tre valori e qua le tre etichette che visualizziamo nel menu a discesa, quindi user, company site e company. A questo punto tutto quello che va nel bordo è finito. E inizio a preparare quello che sta all'interno. Cosa sta all'interno? Recuperiamo ancora una volta il nostro design grafico. All'interno ci sarà un'area che visualizza i post con una scroll bar. Il campo di testo per inserire il nuovo post è il pulsante. Allora, l'area. Come area non uso una text area. Ok? Perché in realtà
noi vogliamo solo visualizzare dei post, non è un elemento di input, giusto? Non vogliamo che l'utente inserisca dei dati, quindi possiamo tranquillamente usare un div e poi popolare il contenuto di quel div generando dinamicamente l'HTML che ci serve dal nostro script Ajax, ok? Sappiamo che con un div è facilissimo fare un rettangolo perché basta impostare la dimensione fissa, essenzialmente. Quindi vedete qua che io ho fatto nient'altro che mettere div class postboard, chiuso div. Quella lì è la postboard, è dove verranno visualizzati i post. Con il foglio di stile andrò a creare il rettangolo corrispondente e a dire al browser di visualizzare la scrollbar quando serve. Ok? Quindi il problema della scrollbar diventa un problema di stile. Quando apparirà la scrollbar? Quando ci sono troppi post. Cioè quando i post sono tali per cui eccederebbero la dimensione che ho prefissato di quel div, verrà visualizzata una scrollbar. Il contenuto verrà popolato dal nostro script Ajax. Quindi tutto a posto, posso andare avanti. Rimangono solo più due elementi che sono il campo di testo e il pulsante. Quelli lì sono due elementi di input, quindi li devo creare così. Il primo sarà un elemento di tipo text, quindi input type text, nome, post, va benissimo. Suggerimento, post a new message here, quindi vado già a precaricare un valore che non è nient'altro che il suggerimento. L'altro è un pulsante. Vedete che ho usato button al posto che submit. Perché? Perché mi interessa che funzioni come un pulsante, ma non voglio che invii dati. Perché ho detto che quel form lì non deve inviare dati. Quel form lì serve semplicemente per poter creare gli elementi di interfaccia grafica. Ma poi i dati vengono inviati via Ajax, ok? Allora, se io metto un button e lo metto submit, tolgo anche l'elemento di interfaccia grafica che invia i dati, ok? Quindi sto in qualche modo privando l'utente della possibilità di inviare i dati nel modo classico di un form. Quindi type button, name do post, mi serve semplicemente poi dall'altra parte, in realtà dall'altra parte non mi serve perché è un pulsante, valore post, valore quello che viene visualizzato sul pulsante, ok? Post perché così avevamo scritto. Ok? Quindi questa roba qua, tutta questa infrastruttura, con questa parte qua vuota. Ok? Prima di muoverci andiamo a vedere un attimo lo stile, perché noi abbiamo creato l'HTML, però così com'è non darebbe questa parte grafica qua, perché beh, company site e quell'elenco di scesa là sarebbe attaccato a bacheca, i rettangoli sarebbero i più stretti possibili e così via. Quindi andiamo a vedere un attimino lo stile. Allora, lo stile dove sarà? Beh, abbiamo detto che gli stili sono sotto template, no? Quindi Styles, io l'ho messo in Visual Style e riapro e se andate in fondo, eccoci qua. C'è questa riga qua di commento che dice stili per i sensori e i contenitori dei sensori e ci sono i vari riferimenti, i vari selettori che ci permettono di pescare i diversi punti della nostra bacheca. Sensor box, se vi ricordate, la classe del div principale, di quello che contiene tutto. E che cosa dice? Dice, vabbè, bordo di un pixel, solido, quindi linea continua, colore grigetto, quel Gainsborough, sfondo bianco. Poi avrà un margine dall'alto, in modo tale da abbassarlo leggermente, lasciare un po' di spazio da un eventuale altro box. E poi avrà un po' di padding sopra e sotto, ok? Il padding semplicemente lascia lo spazio fra il bordo e il contenuto. Vi ricordate che il margine è fra il bordo all'esterno e il padding all'interno. Quindi questo qua fa un rettangolo. Vedete che non c'è nessuna larghezza predefinita, quindi lì assumerà la larghezza disponibile. Il browser deciderà che larghezza dargli, sarà tutto lo spazio disponibile essenzialmente. Poi ritorniamo su un secondo alla view e quindi era questo sensor box. Poi andiamo a prendere questa classe qua, right edge. Right edge è la classe del menu a discesa, è quella che ci serve per dire che il menu a discesa deve andare a destra. Come facciamo ad andare a destra? Beh, intanto gli diciamo float, ok? Quindi lo tiriamo fuori dal flusso, al solito,
diciamo tu devi galleggiare fino a destra. E il posizionamento deve essere assoluto. Assoluto rispetto a che cosa? Rispetto al contenitore, sempre, ok? E il contenitore chi è? Il div. Quindi lui rispetto al suo div contenitore verrà spostato a destra, ok? A destra di quanto? Vedete che lì ho messo 20 pixel, quindi non proprio contro il bordo del div, ma 20 pixel in qua. Quei 20 pixel lì che cosa sono? Sono essenzialmente legati ai vari margini e bordi, in modo tale da tenerlo un po' distante, ok? Display box cosa vuol dire? Quella roba lì deve essere visualizzato come un elemento unico, a sé stante. In realtà qua si può mettere, però è utile dirlo al browser. Ok, quindi facendo così ho preso la select e l'ho spostata. E ho spostato solo la select perché se guardate qua c'è solo la select che ha quella classe, mentre bacheca non ha nessuna classe. Quindi bacheca se ne sta a sinistra e la select viene spostata a destra. Ed ecco infatti che l'effetto è poi questo qua. Bacheca qua. Ok, poi abbiamo detto questo qua, div class postboard, che è il div che conterrà i post. Allora andiamo qua, postboard, qui dobbiamo prefissare le dimensioni in modo tale da obbligare il browser a visualizzare una scrollbar quando ci sono più post di quelli che stanno nelle dimensioni prefissate. Quindi di nuovo sarà bordo, un pixel, tutto attorno, sempre linea solida, sempre lo stesso colore, gazeboard. Altezza 16 m, e m, se vi ricordate, è l'altezza di un carattere, quindi quello lì sono 16 caratteri di altezza. Perché ne ha messi 16? Perché a branca e stanga un carattere è una linea, lo spazio fra una linea e l'altra è circa un carattere, quindi vuol dire che lì ci stanno più o meno 8 post, saranno 10 probabilmente, però un conto di massima mi fa capire che circa 8 post dovrebbero starci, quindi per quello che ho usato gli EM, non i pixel, per avere il riferimento al carattere. Larghezza 99%, di nuovo per non andare proprio a occupare tutto il div, ma rimanere leggermente all'interno. Un po' di margini attorno, quindi di nuovo un po' di spaziatura. Guardate questo qua, overflow auto. Overflow che cos'è? È quell'attributo che dice che cosa fare nel momento in cui il contenuto del div sfora le dimensioni prefissate. Ah, se non dico niente, quello che succede è che normalmente il browser visualizza il div con il suo bordo e poi fa sforare il contenuto. Bruttissimo. Noi vogliamo che se il contenuto, nel caso in cui il contenuto sfori, venga tagliato e venga visualizzata una scrollbar. Ed è esattamente quello che fa questo auto. Auto dice, qualora il contenuto vada in overflow, quindi sfori, taglia la visualizzazione e aggiunge una scrollbar. Si può anche andare a dire, metti sempre una scrollbar, ok? Basta andare a vedere i valori possibili di overflow, quindi se volete controllare andate sul sito di W3C e ci sono tutti i valori possibili. L'overflow può essere assegnato così, in questo caso vale sia in verticale che in orizzontale, oppure potrà essere assegnato solo in verticale o solo in orizzontale, ok? Ancora qualche stile, perché ancora qualche stile? Beh, perché nel nostro design abbiamo fatto la scelta un po' infelice di mettere il campo di testo a sinistra e il pulsante a destra, ok? Questo vuol dire che noi dobbiamo in qualche modo cercare di allungare il più possibile il campo di testo in modo da andarlo a incastrare vicino al pulsante e cercare di allineare anche al pulsante alla bacheca dei messaggi, quindi al div che contiene i messaggi. Allora, per fare questo bisogna giocare un po' di foglio di stile e per evitare di aggiungere ulteriori di eccetera, qui ho giocato con selettori un po' più avanzati. Quindi semplicemente dico sensor box, quindi all'interno del div che contiene, nel nostro caso la bacheca, voglio prendere l'input, quindi il campo di input, il cui attributo type è uguale a button, ce n'è uno solo ed è post nel nostro caso. Quello lì lo fai andare a destra, quindi galleggia verso destra, e sta distante da destra all'1%. Quell'1% lì corrisponde a quello che manca a quella larghezza di postboard. Vedete che postboard è il 99%. Quindi lui sta distante 1%, quindi va a allinearsi al div. Poi ha un margine a
destra che è esattamente uguale al margine della postboard, ok? Quindi lì sono andato a ripescare le differenze che mancavano in modo da allinearli. Poi di qua c'è il testo, e allora qui purtroppo siamo un po' nelle curve perché non riusciamo ad allineare perfettamente il testo, allargare il testo perfettamente in modo da andare a toccare il pulsante. Perché? Perché se noi diamo una dimensione, ad esempio in percentuale, restringendo la pagina, il pulsante avrà sempre la stessa dimensione fissa, perché dipende dal numero di caratteri. Il testo avrà una dimensione che è la percentuale della pagina, a un certo punto non ci saranno più. Ok? E quindi andrà a capo. Allora, qui la soluzione è stata quella di dire, vabbè, facciamo leggermente più stretto in modo tale che sulla grossa maggioranza delle dimensioni di finestra l'effetto grafico sia molto simile a quello che avevamo progettato. Ed ecco perché qua larghezza è 88% e non 90%, 95%, quel che è. Margin left 5 pixel, di nuovo per andare a ripescare lo stesso margine che aveva la postbar, ok? Quindi partono una a destra e l'altra a sinistra, si allineano correttamente. L'unica differenza rispetto al design, che però è accettabile, è la larghezza del campo di testo. Infatti, vedete che il campo di testo finisce lì. Però, nel momento in cui io prendo e inizio a stringere, riesco a stringere fino a queste dimensioni qua, avendo l'aspetto preservato. Poi, in questo momento, sono passato oltre la minima larghezza che avevamo impostato, e quindi non mi va mai a capo il pulsante post. Se io non avessi fatto quel gioco di tenerlo un po' più stretto, a un certo punto il posto andava a capo, perché non ci stava più. Ok? Vabbè, queste sono finezze di CSS. Bene, quindi ci siamo tolti anche la parte visiva, possiamo chiuderla. Abbiamo fatto tutta l'infrastruttura fino alla view. Perfetto. Quello che ci manca è la parte che fornisce i dati. Visto che Ajax lo fate voi, dobbiamo ancora andare a vedere come è fatta la parte che fornisce i dati. Allora, andiamo su, abbiamo detto che la parte che fornisce i dati sarà composta da una servlet che utilizza un DAO, il quale a sua volta crea e degli oggetti di tipo postdata. Bene. Allora, la servlet la chiameremo postboard, molto semplice, ok? Come faccio a creare una servlet? Semplicemente nuovo servlet, ok? Quindi fa il new servlet. Qual è la differenza rispetto a new class? È che viene automaticamente aggiunta questa annotazione, che è quella fondamentale per pubblicare la nostra classe come servlet, ok? E questa annotazione che cosa dice? Il nome di questa servlet, guardate, è postboard con la P iniziale più P minuscola, no? Poi c'è una descrizione e poi dice dove è raggiungibile. Quel barra postboard significa che se io faccio ng community barra postboard, vado a prendere la servlet. Ok? Dopodiché, essendo una servlet, postboard deve estendere HTTP servlet e dovrà semplicemente andare a implementare almeno uno dei metodi di gestione delle richieste. Ok? Quindi ci saranno richiesta in get e il metodo corrispondente doGet, richiesta in post e il metodo corrispondente doPost, e poi ci saranno altri tipi di richieste che noi non trattiamo. Abbiamo detto che get serve per recuperare i dati relativi ai post, quindi i post, mentre post serve per postare un nuovo messaggio, ok? Quindi abbiamo entrambi i metodi e nei due metodi faremo due cose diverse: da una parte leggiamo, dall'altra scriviamo. Allora, andiamo nel doGet. doGet, prima cosa, recuperiamo il parametro di filtraggio, perché la doGet è quella che va a recuperare i dati dei post, quindi dobbiamo capire quali post recuperare, solo quelli dell'utente, quelli di tutta la compagnia, quelli della sede. Allora, vedete che io qua vado a prendere l'oggetto request, quindi la richiesta, e gli dico dammi il parametro che si chiama showOnly. Qui l'ho lasciato fisso, era uno solo, non c'era possibilità di sbagliarsi. Il risultato sarà una stringa. Questa stringa conterrà il valore, ok, selezionato nella select. Questo valore selezionato io voglio convertirlo in modo tale da gestirlo facile. Mi sono creato l'enumerazione apposta, allora utilizziamola. Ecco per cui qua sotto faccio questa operazione qua. Provo a parsarlo. Quindi gli dirò what to show uguale postScope enum.valueOf what to show as string. Ok?
quando questa istruzione va a buon fine, io qua ho un valore della numerazione. Questo valore lo posso utilizzare in uno switch, quindi posso andare a cambiare le operazioni che faccio in funzione di quel valore lì, ok? E mi compatta il codice rispetto a scrivere if else if else if, non solo, mi toglie il problema dei case. Perché se io mi sbaglio, scrivo, che ne so, maiuscolo da una parte, minuscolo dall'altra, non c'è match, a meno che non faccio un equals ignore case, eccetera. Ok? Quindi qui sto bypassando tutto per semplificarmi la vita. Ok, ho il parametro. Seconda cosa da verificare, abbiamo detto che i dati li recuperiamo solo se l'utente è loggato. Quindi devo andare a recuperare la sessione, farmi dare lo user data e verificare se è valido. Ok? Visto che sono in una servlet, purtroppo non posso fare use bin, che sarebbe tanto comodo, ma devo fare i passaggi uno alla volta. Quindi devo andare a prendere l'oggetto sessione e recuperare i dati. Come faccio? Beh, dirò, allora, dalla richiesta recupero la sessione, quindi HTTP session current session uguale request.get session. Ok? Questa roba qua è la sessione. Dalla sessione devo andare a recuperare lo user data. Fortunatamente le cose vengono fatte in modo molto semplice all'interno di Tomcat, quindi lo user data nella sessione viene memorizzato utilizzando come chiave lo stesso nome che gli diamo quando chiamiamo la usebin. Ok? Nella usebin user data viene chiamato user data con la U minuscola, allora per recuperarlo utilizzo quel nome lì. Quindi dirò current session get attribute user data. Questa roba qua è l'oggetto user data. Questo user data potrà avere essenzialmente di nuovo due valori. Vuoto, perché non è attiva una sessione, oppure valido. Ma dato che lo recupero non con lo usebin, che quindi lo crea se non c'è, ma con questo get attribute, potrebbe anche verificarsi il caso, sempre in cui l'utente non è loggato, in cui non esiste proprio lo user data. Allora, vedete che qua ho aggiunto un controllo in più. Ho detto, se lo user data è diverso da null, quindi esiste, e se è valido, allora posso andare avanti. Altrimenti ho finito di lavorare e non mi interessa fare altro, ok? Cioè questa servlet non risponderà se l'utente non è loggato. Se l'utente è loggato, che cosa devo fare? Abbiamo detto, per recuperare il posto devo usare un DAO. Quindi postboard DAO, post DAO uguale dbconnect getInstance getPostboard DAO, ok? Vado a recuperare postboard DAO. Questo significa che ho dovuto aggiungere questo metodino qua a dbconnect e ho dovuto creare postboard DAO. Quindi se vi va bene, io stopperei un secondo qua lo studio di questa parte e andiamo a vedere come è fatto il DAO, perché poi ci serve per capire il resto, ok? Allora, il DAO è sempre lì, sotto DAO, allora, postboard DAO, come tutti i DAO, ha un costruttore semplicissimo che memorizza semplicemente un riferimento a dbconnect in modo tale da poter aprire la connessione al database e recuperare i dati, dopodiché avrà essenzialmente una e due funzioni. La prima è quella che ci serve per recuperare, scusate se vado un po' su e giù in fretta, per recuperare i post, la seconda sarà quella che ci serve per scriverli. Andiamo avanti sul recupero dei post, che è quello che abbiamo fatto sinora. Recupero dei post, che cosa ci serve? Ci servono i dati dell'utente. Perché? Perché da lì dobbiamo recuperarli, l'ID utente, l'ID company o l'ID company site, a seconda di quello che dobbiamo filtrare. E poi, che cosa visualizzare? C'è il filtro. E guardate, anche qua non utilizziamo una stringa generica, ma ci passiamo al valore della numerazione. Quindi qua, dato il valore della numerazione, andiamo a selezionare una query diversa. Quello che verrà ritornato è genericamente una lista, perché saranno più di uno i post. Ok? Quindi la prima cosa che faccio è preparare la lista. Ora, list in Java è un'interfaccia, una delle classi che implementano quell'interfaccia è vector, ok? C'è anche ArrayList, va anche bene. C'è una sottile differenza, ma per noi non cambia. Quindi qua potete anche in teoria usare ArrayList e va bene lo stesso, ok? Vector è un po' più efficiente. Allora, una volta che ho creato la lista, che però è vuota in questo momento,
vado a recuperare la connessione al database in modo tale da poter fare la query. Quindi prendo la mia istanza di DB Connect e gli dico get connection. A questo punto preparo la query. Per preparare la query che cosa faccio? Beh, dovrò comporre una parte che è comune e poi un'altra parte, una seconda parte che cambia a seconda del filtro, ok? Finiamo di vedere questo, poi facciamo pausa se vi va bene, così poi riprendiamo un po' più freschi. Allora, la prima parte è semplicissima, seleziona tutto da post, ok? Poi la complichiamo un pochettino a seconda di che cosa vogliamo vedere, se solo i messaggi dell'utente, solo i messaggi della compagnia, così. Allora, qua inizio a prontare, perché tanto qua ci sono un sacco di istruzioni che possono fallire, quindi tanto vale avere un bel try complessivo con il catch al fondo, ok? In aperto questo try, prima cosa iniziamo a prepararci uno statement, quindi diciamo stmt è un prepared statement e per adesso è nullo, non c'è niente dentro. Dopodiché, guardate qua, gestione del filtro, cosa vi dicevo prima, posso usare uno switch che è più compatto, eccolo qua, switch what to show. Nel caso in cui sia user, quindi voglio visualizzare tutti i post di un utente, che cosa faccio? 1. Devo recuperare lo username dell'utente, perché io voglio visualizzare data, username, valore del messaggio, quindi mi serve comunque la tabella utente. Quindi vedete qua che aggiungo la join, quindi metto virgola user, quindi vi sarà select asterisco from post virgola user, where user id user uguale post id user, quindi ho fatto la join sulla chiave esterna. End, posti di user è uguale a che cosa? Beh, a quello che passerò come parametro, che sarà l'ID del corrente dell'utente. A questo punto preparo lo statement e vado a settare direttamente l'ID dell'utente, che becco da user data, ecco perché mi serve avere user data lì. Quindi dirò set int 1 user data get ID, ok? Piccola nota, nella versione che trovate lo user data ha una piccola modifica, che serve per caricarsi l'ID dell'utente, perché non veniva caricato. Qui però è fondamentale averlo, quindi ve l'ho modificato leggermente. Ok. Così filtro in base all'ID utente. Seleziono solo quei post che hanno l'ID user uguale all'ID dell'utente corrente. Company site. Simile. Però dovrò andare a selezionare solo quelli che hanno l'ID company site uguale all'ID company site dell'utente corrente. Quindi di nuovo. Select asterisco from post virgola user, where user id user uguale post id user, quindi le unite di nuovo sull'id, però questa volta dirò user.id company site uguale, poi compilo la query e quel parametro lì sarà userData.get id company site. Allora lì che cosa faccio? Unisco le righe, tutte le righe che hanno lo stesso user id vengono messe e vanno a formare una linea sola. In mezzo a questo tabellone seleziono solo quelli per cui l'ID company site è uguale a quello del mio utente corrente. Ok? Quindi prenderò dei post anche di altri utenti, che però sono sempre dello stesso company site. Stesso principio funziona per la company. Ok? Quindi stessa join e l'ultima clausola sarà user ID company uguale parametro. Quindi in questo caso qua andrò a prendere l'ID company. Ah, vedete che l'user data è tornato utile tantissime volte, praticamente sempre. Vado a pescare dei dati differenti dall'utente corrente per andare a fare le query. Allora, tutta questa roba qua, una volta compilata, li tratto tutti uguali perché sono una lista di post. Quindi vedete che io ho usato lo switch per creare le query e prepararle. Dopodiché l'esecuzione e l'elaborazione dei dati di ritorno alla query è unica per tutti. Quindi qua sotto ci sarà esegui la query, quindi statement execute query, classico, gestisci i risultati se ce ne sono. Quindi, finché ci sono risultati, questo dice while queryResult.next, quindi finché ci sono linee nel risultato, crea un oggetto postdata. E questo postdata che cos'è? Memorizza l'informazione essenziale di un post, che sono queryResult.getDatePostDate, quindi la data del post, Poi vado a prendere il login, quindi lo username dell'utente, e vedete che ho messo user.login per dire questo campo, il campo login è della tabella user. Mentre postdata era univoco, login anche però,
ve l'ho messo lo stesso. E infine il testo del post text, ok? Quindi recupero i dati dal risultato, li butto dentro post data. Come è fatto post data? Apriamo ancora velocissimamente quello, poi facciamo pausa. Post data per adesso, quindi solo la parte che ci serve, è una classe, non guardate questo, poi vi dico che cos'è. È una classe che ha tre variabili interne, post date, che è una data, post username, che è una stringa, post text, che è di nuovo una stringa. E ha due costruttori, uno è vuoto per poterlo utilizzare come bin, l'altro permette la creazione dati, i tre parametri, data, username e testo, che è esattamente il modo in cui viene creato qua. Ok? Sì. L'order by va in tutti e tre, oppure si può fare, sì, conviene farlo lì, perché preparando lo statement conviene farlo lì. Quindi lì dentro, qua giù basta mettere spazio, order by, post date, post.postdate, desk. E a quel punto viene ordinato. Volendo ordinare per data e di utente, si può mettere order by post.postdate, virgola, post.id user, desk. E quindi lui li ordina, ok? Allora, qua sotto, una volta che ho riempito il postdata, che cosa faccio? Lo vado ad aggiungere alla mia lista di post, ok? Quindi ho beccato una linea, compilato un oggetto postdata che rappresenta quella linea, memorizzata nella lista. Alla fine del while avrò recuperato tutte le linee, quindi non mi resta che chiudere la connessione al database in modo da liberare spazio, essenzialmente, lasciare la possibilità a qualcun altro di connettersi. Se non ci sono state eccezioni, ritorno la lista. Ok? Quindi questo qua è il classico DAO. Apre, fa la query, recupera una lista e la torna indietro. Allora, adesso facciamo pausa 10 minuti e poi ripartiamo di qua. Finiamo velocemente questa parte qua. Vi spiego ancora una cosina sul post-it e poi vi do campo libero per la parte di Ajax. Ok?